Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. L'ha detto mia mamma agli inquirenti. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Era lì che fumava, vicino al caminetto, e non ce ne siamo accorti. Avevamo il mostro proprio in casa e non ce ne siamo mai accorti. Guardava la partita e non ce ne siamo accorti. Ma neanche il mio marito se n'era accorto, dico. Lui che aveva proprio il mostro dentro non se n'era accorto, poveraccio. Ci aveva sempre da fare, avanti e indietro, con il pandino. Anche quando mi ha messo incinta per la terza volta non si è accorto. Io sì, è naturale. Mi sono venuti subito a noia i broccoli e li ho capiti. Inutile buttare soldi per il test. Lo so da me, il broccolo è un segnale infallibile. Micidiale. 5 volte che sono rimasta incinta, me l'ha detto il broccolo. Di figli ne ho solo 3. Uno l'ho perso appena nato e l'altro mi è rimasto in pancia 7 mesi e non è più uscito. Sono morta prima. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, l'ha detto pure mia sorella. Non ci andava d'accordo con il mio marito. Non si sono piaciuti mai. Questione di caratteri e di segni zodiacali. Lei è una scorpione, reagisce. Una volta che mio marito l'ha strattonata, ha cominciato a strillare come un'aquila. Ma che ti strilli? Ti vuoi far sentire a tutti i vicini? E che vuoi che sia uno spintone? E allora io, quando mi ha tirato la sedia in testa, che avrei dovuto dire? Sono sfoghi così. Hai visto come sono fatti anche fisicamente? Sono un fascio di nervi, ma deboli di stomaco. La sedia è volata perché non avevo tolto la cipolla dal sugo. Ci aveva ragione lui. Non la digerisce, poi sta male. Comunque ha funzionato perché dopo la botta che ho preso, la cipolla non l'ho mai più messa da nessuna parte. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, ma nessuno proprio se n'era accorto, neanche il brigadiere, che mi ha vista il mese scorso in fila alle poste con la faccia viola di pugni e mi ha detto: «Cosa ti sei fatta, Teresa?» Io, per non creare problemi e chiacchiere, ho detto che ero caduta dalle scale della cantinetta. E lui mi ha guardato e ha sorriso. Poi, come un papà buono, mi ha consigliato di fare pace con il mio marito e di essere più tranquilla, di non farlo arrabbiare. Io ci ho provato a non farlo arrabbiare, ma lui si è incaponito a portare questa donna in casa. Una situazione momentanea, ha detto. Ma lei si era presa da subito la stanza della nostra figlia più grande e si faceva portare il caffè a letto dal piccolo. Io, per carità, mi facevo i fatti miei e pure la biancheria le stiravo la tipa. Così, per farlo contento, per tenerlo buono, ma lui era sempre su di giri. La notte si alzava, girava per la casa, sbatteva le porte, andava da quella e poi dopo un po' tornava a letto e fumava. E io, zitta, guardavo la luce della luna e speravo che passasse. Una sera mi ha preso da dietro, convinto che dormivo. L'ho fatto fare, anche se non mi piaceva. Non volevo svegliare tutta la casa. A volte si fa prima a non dire niente. Meglio non reagire e tutto passa. Si sa, a un certo punto l'uomo si acquieta. È la natura. Ma la mattina dopo, quando pulivo i broccoli, ho capito. Era successo di nuovo. Lui non voleva altri figli da me e ci aveva ragione. Dove lo mettevamo l'altro ragazzino? E adesso c'era pure questa signora in casa, è chiaro, c'era meno spazio. Insomma, questa sua amica in difficoltà che doveva rimanere poco, ma poi già aveva occupato l'armadio nel tinello. Era sempre lì e girava in sottoveste davanti ai vicini e la casa era quel che era. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Al 7° mese ormai la pancia si vedeva tanto e gliel'ho dovuto dire.
ma sembrava tranquillo. Siamo andati in gita tutti e tre, una scampagnata con la signora e i panini, e lui ha preso una latta di benzina dal garage. Perché prendi la benzina, papà, che ha la macchina diesel? Che la macchina va a diesel? Fatti i fatti tuoi, gli ha detto, ma senza menarlo, di buon umore. No, non era un mostro, se no mi bruciava viva da subito. E invece, per fortuna, prima mi ha dato una vangata in testa, che mi ha stordita forte, e quando mi ha dato fuoco non ho sentito quasi niente. Lo vedi? Non avevamo un mostro in casa. Ci pensava a me, anche alla fine. Se no, non mi travoltiva prima con la vangata. Senza sarebbe stato peggio, avrei sofferto molto di più. È stato un pensiero per me. Lo vedi, mamma? Non avevamo un mostro in casa. Era solo un po' nervoso di temperamento. Il bambino l'avrei chiamato Vito, come il nonno. Non importa chi sono, non importa come mi chiamo, potete chiamarmi strega, perché tanto la mia natura è quella. Da sempre, dal primo vagito, dal primo respiro di vita, dal primo calcio che ho tirato al mondo. Sono una di quelle donne che hanno il fuoco nell'anima, sono una di quelle donne che hanno la vista e l'udito di un gatto, sono una di quelle donne che parlano con gli alberi e le formiche, sono una di quelle donne che hanno il cervello di Ipazia, di Artemisia, di Madame Curie. E sono bella, ho la bellezza della luce, ho la bellezza dell'armonia, ho la bellezza del mare in tempesta, ho la bellezza di una tigre, ho la bellezza dei girasoli, della lavanda e pure dell'erba gramigna. Per cui sono strega. Sono strega perché sono diversa, sono unica, sono un'altra, sono me stessa. Sono fuori dalle righe, sono fuori dagli schemi, sono anormale, sono io. Sono strega perché sono fiera del mio essere animale, donna, zingara, artista e folle ingegnere della mia vita. Sono strega perché so usare la testa, perché dico sempre ciò che penso, perché non ho paura della parola pericolosa e pruriginosa, della parola potente e possente. Sono strega perché spesso do fastidio alle sante inquisizioni di questo strano millennio, di questo medioevo di tribunali mediatici e apatici. Sono strega perché i roghi esistono ancora e io prima o poi potrei finirci dentro. Giuro, ci ho provato, più di una, più di due, più di tre volte, ma poi succede sempre la stessa cosa. Dopo un po' di tempo, alla fine, riparto. Quando è che si varca il punto di non ritorno? Quando è che ci si accorge che non è più possibile vivere la stessa vita di prima? Quando ti accorgi che sei diverso dagli altri? Cosa cambia nella testa di una persona che ti fa dire questo è il prima e questo è il dopo? Qual è l'evento che scatena questo prima e questo dopo nella vita di qualcuno? Siamo tutti alla ricerca di qualcosa, vogliamo tutti partire, per un viaggio o magari solo all'interno di noi stessi. Alcuni ci riescono, altri perdono la strada e non tornano mai più. Paesi di una bellezza trascurata, un campanile maestoso, accanto a grame casette in gravidanza, finestre rotte come timpani scoppiati, orecchie di calli troppo strette per contenere i canti sguaiati, di gente che tutto conosceva, tranne la discrezione. Non ci somigliavamo neanche nel bianco delle lenzuola, ci si intendeva, ma non ci si capiva. Crescevo vedendo crescere negli occhi di mia madre il rimpianto per qualcosa che io non avevo mai conosciuto, finché un giorno, con l'anima piccola di bastardi, ho morso le mie radici fino a sanguinare e sono scappata lontano, privandomi per sempre del diritto alla nostalgia.